Esattamente tra un mese, il 28 luglio prossimo, si terranno a Notaresco e Castellalto, con transiti a Cellino Attanasio e Atri, i campionati italiani su strada di ciclismo 2019, dedicati alle categorie donne junior e donne elite. La provincia di Teramo si tinge dunque di rosa per il 12° trofeo Ferrometal sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Da 2-3 anni che ci siamo dati al femminile, abbiamo organizzato a luglio 2017 una tappa del Giro d'Italia e da lì la federazione ha voluto assegnare a noi i campionati italiani donne per la grande riuscita di Roseto. Come si svolgerà questa manifestazione? La manifestazione si svolgeranno, le partenze a Notaresco, mentre gli arrivi saranno a Castelnuovo, un percorso per passiste veloci, e attraverseremo 5 comuni, il comune di Atri, quello di Morrodoro, quello di Cellino, Notaresco e Castellalto e il Clou. Quante donne juniores e quante donne elite? Avremo circa 250 atlete, 110 elite e un centinaio di juniores. Campionessa europea in carica di ciclismo femminile su strada è Marta Bastianelli, laziale di nascita ma ormai teramana e abruzzese di adozione. Campionessa europea in carica, ma che cosa ha vinto? Nel 2007 è un campionato del mondo, quest'anno 7 vittorie stagionali, tra cui una delle gare più importanti della visione, diciamo, del nord, che sarebbe il Giro delle Fiandre. E nulla, ci aspettiamo anche una maglietta tricolore, ma comunque sarà, penso e spero, una bellissima manifestazione, quella del 28 luglio, che si svolgerà nel comune di Notaresco e Castelnuovo. E quindi mi auguro appunto che possa essere poi un qualcosa di emozionante. Quando hai iniziato a pedalare? Ho iniziato all'età di 8 anni, adesso ne ho 32, quindi non faccio i conti, ma più o meno diciamo che sono un po' di anni che pedalo. È iniziato così il countdown per la corsa più importante nel calendario femminile di ciclismo su strada, quello che vale l'ambita maglia con i colori della bandiera italiana e che partirà da Notaresco. Notaresco, capitale del ciclismo femminile, un orgoglio per la provincia di Teramo e per l'Abruzzo. Sì, ecco, è una provincia che si tinge di rosa, torniamo con un campionato nazionale donne, ecco, nel nostro paese. E non solo, perché toccherà Castellalto, toccherà Cellino, ecco, la nostra provincia. È bello perché abbiamo in casa una pluri premiata, la Bastianelli, e proprio, ecco, a casa sua, ecco, parte questo giro che oramai, ecco, ha un'importanza nazionale. Ed è bello perché, ho detto, stiamo lavorando da un mese, perché chi verrà nel nostro territorio percepirà meno buche possibile. Ecco, questo è un messaggio che io do, perché riqualifichiamo i territori, perché vogliamo far capire a chi viene che trova un paese bello. Ecco, la percezione del decoro e della bellezza di un territorio.